sono Concetta Bruno, sono il presidente dell'associazione Comuna Marea e ci troviamo a Isola per raccontare un percorso che hanno fatto dei giovani che hanno partecipato a un progetto a cui noi siamo partner che si chiama Accade ai Giovani. Il progetto è sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù e ha come obiettivo quello di fare un percorso, far intraprendere ai ragazzi un percorso di formazione che porti alla creazione di una start-up. Noi abbiamo avuto tre moduli, che è un modulo che riguarda il mare e le sue tradizioni e in questo modulo abbiamo cercato di formare i ragazzi su cosa rappresenta l'area marina dal punto di vista ambientale, dal punto di vista antropologico e anche culturale, perché chiaramente l'idea è che questi giovani che hanno fatto questo percorso domani possono promuovere il turismo nell'area marina. Un altro modulo è stato quello della sartoria, che è un po' l'immagine che noi vediamo da queste riprese. La sartoria, praticamente noi abbiamo creato delle borse ecosostenibili, quindi abbiamo cercato di utilizzare i materiali di origine naturale, tutte disegnate a mano e create dai giovani in modo artigianale. E poi le decorazioni sono state create utilizzando della plastica da riciclare, quindi abbiamo continuato a fare un discorso proprio di sostenibilità. Il tema di queste borse è il mare che sta dentro le borse, perché i giovani hanno voluto pensare la borsa come uno scrigno che contenga il mare e contenga anche l'isola, perché alcune borse parleranno di alcuni aspetti culturali e storici di Isola delle Femmine. La mia borsa si chiama Marea, mi sono ispirato al mare e al mondo marino. Mi piaceva l'idea di creare intorno della borsa un mare con i pesci colorati. E quindi questo borsa vuole essere un omaggio al mare che ho sempre, sempre amato, che rappresentare una fonte di vita. Il terzo laboratorio, che è quello del restauro, è stato un percorso che ha portato i giovani a diventare se stessi restauratori e in quest'ultima fase hanno recuperato la poppa di una barca che era in disuso e la stanno riadattando e diventerà un'installazione che potrà essere visibile anche a Isola. Il tutto il progetto, e mi piace dirlo, fa parte del Festival di Cerealia, che è un contenitore che è nato 8 anni fa a Roma, che si è propagato per tutti i paesi dell'area del Mediterraneo, e di Cerealia noi siamo Comuna Marea e fra gli enti promotori.